Se in un paese o una regione del mondo cala la popolazione, è devastante. Questo significa che quella regione è depressa, come diciamo in economia. Demographic winter. Il declino della famiglia umana. Ho notato che quando ne parlo alla gente, semplicemente non riesce a capire cosa sta per accadere. Non c'è tanto da cavillare, non c'è discussione, per chi conosce la materia. Siamo entrati in una nuova fase della storia moderna. Una fase che dobbiamo assolutamente comprendere. Siamo in una fase di forte declino. Il tasso di natalità è inferiore al livello di ricambio. Il numero di nascite non è sufficiente a compensare il ricambio generazionale. Stiamo entrando in una nuova era. Perché la popolazione invecchia? Perché si sta verificando questo inverno demografico? Sta accadendo nei paesi ricchi, nei paesi poveri, nei paesi cattolici e in quelli islamici. In ogni parte del mondo la gente ha sempre meno figli. Quando nascono meno bambini, in proporzione ci sono più anziani. Questo è ciò che chiamiamo invecchiamento della popolazione. Negli ultimi 200 anni si è verificato un grosso aumento della popolazione. Ora la sfida è capire perché sta succedendo e quali sono le conseguenze maggiori. Nell'ultimo secolo abbiamo sperimentato un'esplosione demografica. Non perché improvvisamente gli esseri umani hanno iniziato a riprodursi come conigli, ma perché hanno finalmente cessato di morire come mosche. Ciò che ha fatto aumentare il numero di persone è stato il miglioramento delle condizioni sanitarie. Il numero di bambini nel mondo è già diminuito. Eppure il numero della popolazione mondiale è destinato a crescere ancora di un altro 1.700.000-800.000 persone. È un paradosso. E basta fare un semplice calcolo per vedere cosa succederà ai diversi gruppi di età della popolazione mondiale. La riduzione inevitabile della popolazione in almeno qualche paese e in molte nazioni, senza immigrazione, ci condurrà in un terreno sconosciuto dove si possono intravedere conseguenze potenzialmente negative. Il mancato ricambio generazionale per una o più generazioni significa che la crescita della popolazione attiva, 15-64 anni, rallenterà, raggiungerà il suo picco e quindi inizierà a diminuire in maniera più o meno definitiva, per quanto l'occhio del demografo possa vedere. In ere precedenti, quando si verificava scarsità di forza lavoro, ci si arrangiava ricorrendo alla schiavitù. Solo con il decollo della popolazione all'inizio del XVIII secolo abbiamo iniziato a liberare sempre più categorie di persone dalla schiavitù e dalla condizione di braccianti per debito. La gente pensa che il mercato immobiliare continuerà a salire. In realtà la popolazione e il mercato immobiliare non sempre crescono. È stato molto basso agli inizi del Novecento e in particolare negli anni 30, durante la depressione. Nell'Italia del Nord e in Spagna, con tassi di natalità inferiore a 1. Case, in villaggi abbandonati, in tutta l'Europa. Primo, ci sono poche nascite. Il tasso di natalità è molto basso in Europa, 1,38, mentre il minimo per la sopravvivenza dovrebbe essere 2,1. Se l'Europa occidentale sta sperimentando bassi tassi di natalità, molti paesi dell'Europa dell'Est stanno già sperimentando la diminuzione della popolazione. Dal 1989 al 2002, la popolazione in Lettonia è scesa del 13%. Di
Bassi tassi di natalità significano che non avremo abbastanza persone in età lavorativa rispetto ai pensionati che usufruiscono di pensioni e sgravi. Come abbiamo intenzione di finanziarli in futuro? È anche vero che mai nella storia la prosperità economica si è accompagnata alla diminuzione della popolazione. L'economia moderna ha bisogno dell'aumento della popolazione, il che significa che ogni nazione sviluppata ha bisogno di immigrazione. I paesi industrializzati dicono che non ci sono problemi per l'invecchiamento della popolazione perché possono arginare la mancanza di forza lavoro con l'immigrazione, come accade oggi in Europa e in Australia. Quindi crescerà il numero di emigranti dai paesi poveri e saranno per lo più giovani, per lo più uomini. È un fenomeno grave per diverse ragioni. Ne vorrei sottolineare due. Nei paesi in via di sviluppo la produttività è destinata a diminuire perché non c'è forza lavoro. È tutta all'estero. Secondo, la generazione del capitale umano. In quei paesi i figli stanno crescendo senza padre. Per capitale umano intendo conoscenza, capacità. Il fondamento dell'economia moderna si basa sul sapere e l'informazione, non la forza fisica. Un'economia che non compie investimenti sostanziali sul proprio capitale umano non sarà in grado di diventare ricca e moderna. Un'economia che non compie investimenti sostanziali sul proprio capitale umano non sarà in grado di diventare ricca e moderna. Sarebbe un'ironia e sarebbe una grande ingiustizia se i paesi poveri dovessero garantire ai paesi ricchi che hanno trascurato il dovere di mantenersi forti e stabili, ancor più se per aiutare noi dovessero perdere le loro famiglie. Adam Smith, probabilmente il più grande economista della storia, ha scritto che la prosperità è associata all'aumento della popolazione e la depressione è associata alla diminuzione della popolazione. È una notizia che fa riflettere e ne ho elencate solo alcune. Prima di proseguire nell'esame delle conseguenze dell'inverno demografico, cerchiamo di esplorarne le cause. Come ci siamo arrivati? Perché la fertilità ha avuto un declino così notevole? Questa è la classica domanda da $1 milione. Non posso certo dire che conosciamo tutte le ragioni, ma penso che ne conosciamo alcune importantissime e comprovate. Una è la diminuzione del tempo libero delle madri, madri lavoratrici, madri istruite. Più successo tiene la donna sul lavoro prima di avere bambini, e più le costerà averli, e più le sarà difficile lasciare il lavoro. Quindi non vorranno passare il tempo ad avere bambini, quando piuttosto a lavorare o fare altre cose. Alcune cause sono strettamente collegate all'economia e non sono necessariamente fattori negativi, come l'accresciuto livello di istruzione delle donne, che va benissimo. Ci sono molte più donne che uomini nelle università e questa è una conseguenza. Il secondo fattore importante, i paesi ricchi hanno più soldi da spendere ma anche maggiori ispirazioni, perché nelle economie più ricche si tende a voler spendere di più per sé e di conseguenza a spendere di più per i loro bambini. Benessere non significa soltanto comprare più cose, ma anche desiderare di vivere una vita da individui e non una vita di massa. Quindi si fanno meno figli e si investe di più su ogni bambino. Guardando ai dati sociologici, sembra esserci un fattore che spiega meglio degli altri i tassi di natalità. È il numero di figli desiderati espresso dalle donne intervistate. Gli economisti ci dicono che quando le nazioni e gli individui diventano ricchi, tendono a desiderare meno figli. Penso che la rivoluzione sessuale sia l'evento che ha segnato più profondamente il XX secolo, forse l'evento più significativo della storia moderna. Si è verificata una decisa rivoluzione sessuale,
e lo si nota chiaramente dai racconti delle donne. Se parlate con donne diventate maggiorenni dal 1960 in poi, è molto maggiore la proporzione di donne che hanno avuto rapporti sessuali prima del matrimonio, con qualcuno che poi non hanno sposato. Che una volta che si è imboccata la strada verso l'uguaglianza fra i sessi, con tutti i cambiamenti collegati, come il controllo delle nascite, tutto è cambiato. Le donne che sono diventate maggiorenni dopo il 1960, in genere hanno più partner, sono più soggette al divorzio, hanno un lavoro fuori casa, rispetto alle donne che sono diventate maggiorenni negli anni 30, 40 o 50. Il comportamento è cambiato. Il mondo è cambiato. E soprattutto, penso, è cambiata la famiglia. Per diverse ragioni, i sociologi ritengono che la rivoluzione sessuale abbia avuto effetti diretti e indiretti sul declino delle nascite. Una delle cose di cui si parla meno nel nostro paese è l'aumento delle convivenze non matrimoniali. Le coppie conviventi tendono a far meno figli delle coppie sposate e l'età del matrimonio si spinge sempre più in alto. Uno dei motivi principali della bassa natalità è che la gente fa figli troppo tardi. Alcune ricerche indicano che il passaggio al divorzio facile ha significato un aumento nel tasso dei divorzi di circa il 20%. La rivoluzione del divorzio comporta che né la donna né l'uomo hanno più la certezza che il coniuge sarà al loro fianco l'anno successivo. Il rischio di divorzio diminuisce la possibilità che la coppia abbia un altro figlio. La rivoluzione del divorzio. Declino della fertilità. Un'ultima causa. Diversi pregiudizi hanno avuto un impatto notevole sul numero di bambini desiderati. Ne esaminiamo uno. Penso che sia abbastanza naturale che chi vive su un pianeta di dimensioni fisse percepisca di vivere in un mondo limitato. Posso capire che la gente comune sia un po' preoccupata per le catastrofiche previsioni sulla sovrappopolazione. Dopotutto, hanno sempre sentito dire dai demografi che eravamo seduti su una bomba demografica. Il numero degli esseri umani si è praticamente quadruplicato nel XX secolo. Ma in questo stesso periodo, l'inflazione internazionale ha abbassato il prezzo di riso e frumento, mentre il prezzo del mais è sceso del 70%. La bomba demografica è un argomento reso popolare dai profani e dalla stampa, non certo dai demografi. Già negli anni 70 i veri demografi sapevano che saremmo arrivati alla realtà di cui stiamo parlando. Come società, non amiamo parlare delle ragioni del calo delle nascite. Non vogliamo in qualche modo offendere la sensibilità di qualcuno, ma la cosa raggelante dell'inverno demografico è che nessuna causa può venire davvero eliminata. Dipende da chi siamo diventati in questi tempi postmoderni. Nel 1988 ci siamo imbattuti in un indicatore molto semplice. L'ho trovato perché avevo l'indice di borsa S&P 500 sulla mia scrivania e il grafico delle nascite del baby boom dall'altra parte. Ho capito che i grafici sembravano identici, li ho uniti, intervalli di 45-50 anni. Prendete il 61, l'anno con il picco delle nascite del baby boom, e aggiungete 48, l'età in cui si raggiunge il picco di spesa media, intorno alla fine del 2009. Quindi è davvero semplice. I figli del baby boom guadagnano e spendono fin verso la fine del 2009, poi lentamente cominciano a guadagnare e spendere meno, e la borsa semplicemente segue questa tendenza. Non sono le abitudini in fatto di risparmi e investimenti a muovere la borsa, come credono alcuni economisti, è il consumo, perché il consumo guida i guadagni delle imprese.